Concludiamo quest'oggi l'ultima fiaba dedicata ai bambini della nostra serie. Buongiorno bambini, bentornati a un altro incontro con le fiabe italiane. Io sono Marianna e oggi vi voglio raccontare la storia del, del, di un gatto, un gatto speciale. Uh, questa storia è scritta da Dottor Seuss, non è un autore italiano è Un autore e uno dei più amati autori di letteratura infantile della letteratura americana e non solo. Allora, questo, questo racconto è stato tradotto in italiano e vi voglio leggere la storia in italiano. Si chiama Il Ritorno del Gatto col cappello. Siete pronti? La storia comincia in un giorno d'inverno, quando Sally e il suo fratello si misero a spalare la neve. Ad, imp ad improvviso arriva il gatto, il gatto col cappello. Questo gatto è un pomonello. Ogni volta che, che lui compare, disastri succedono. Vediamo che cosa ha combinato il gatto questa volta. La storia comincia così, è una storia in rima. Non era il momento di andarsene a spasso, non era il momento dei giochi e del chiasso. La neve a mucchi cascata doveva essere spalata. Disse mamma, ho da fare, starò via tutto il giorno e non voglio trovare questa neve al ritorno. Qui ci vuole qualcuno, meglio se due fratelli. Guarda caso, qualcuno. Eravamo io e Sally. Così noi due lì a spalare senza sosta, neanche a farlo apposta, chi spuntò sul più bello? Il gatto col capello. Oh, oh! Disse Salli. Stai zitto, non parlare. Quel gatto col capello è un gatto da evitare. Gioca dei brutti tiri, non farlo avvicinare. Ricordi quando venne che guai ci seppe fare? Io brutti tiri? No, rise il gatto sdegnato. Ho bisogno di caldo. Perché sono gelato. Voi pensate al lavoro, continuate a spalare, mentre io dentro casa vedo un po' cosa fare. Poi quel gatto entrò in casa con aria furbetta. Mi fiondai dentro anch'io per raggiungerlo in fretta. Sapete cosa vidi affacciato alla porta? Lui che in vasca da bagno si mangiava una torta. Sì, proprio lui. Sotto i getti d'acqua, fredda, fredda e bollente, stava a guazzo quel gatto. Io gli dissi, è indecente, ma mi piacciono i dolci mentre faccio il bagnetto. Rise il gatto seduto, anche a te ci scommetto. Ecco qui il gatto che fa il bagno mentre mangia la torta. Allora mi arrabbiai e dissi al gatto fuori, non farmi perdere tempo, mi aspettano i lavori. Basta con i tuoi trucchi, chi mi spala il giardino mentre sto qui a guardare te che fai il porcellino. Esci da questa casa, tu qui non puoi restare, puoi. Chiusi i rubinetti, vidi l'acqua calare. Andò via tutta l'acqua e comparve un anello, di lunghezza gattesca, color rosa pastello. Quel disegno anellato mi lasciò senza fiato e pensai: andrà via? Chi farà pulizia? Ecco qui, l'anello rosa. Non temer per l'anello, rise il, il gatto flagello. Il sistema conosco per pulire la vasca dell'anello gattesco. E strusciando il vestito, quello bianco della mamma pulì bene la vasca, ma il vestito. Che dramma. Non è, non è una buona idea usare il vestito della mamma per pulire la vasca, vero? Adesso il vestito è tutto sporco. E il vestito che è adesso è macchiato. Cosa succederà? Vediamo. Sally si affacciò e vide quel vestito. Ci scambiamo uno sguardo, dubbioso e sbigottito. E ora? Chi pensava al prato? C'era il vestito macchiato? Disse Sally. Sono sicura che smacchiarlo sarà dura. Infatti, come faranno? Rise il gatto divertito. Via le macchie dal vestito. Stai a vedere come si fa. Ecco qui, così e cosà. Rise il gatto. Guarda qui. Che ci vuole a far così? Basta solo avere un muro e ti riesce di sicuro. Strusciò al muro quel vestito che tornò bianco e pulito. Ma quel muro, che disastro, si macchiò con quell'impiastro. Il vestito è pulito, vedete? Ma adesso il muro che è sporco, come faranno a pulire il muro? Rise il gatto, macchia al muro, ho un rimedio strasicuro. Con due scarpe, anche spaiate, le pareti sono smacchiate. A chi prese le scarpe? Io le vidi e tremai. Implorai allora il gatto. Quelle scarpe no, mai, sono costate a papà tutti i soldi che ha. Allora il gatto? Ha preso le scarpe di papà per smacchiare il muro. Ma si macchia il tappeto, tu ci vuoi rovinare. Queste macchie a catena non le puoi eliminare. Spariranno le macchie mentre, mentre conti, un, due, tre, si danno tutte alla macchia. Quando incontrano me. Nella stanza dei miei, io lo vidi diretto. Prepariamo a papà un bellissimo letto. E poi scosse il tappeto. Crac! Ora il letto è macchiato. E ora gatto! E ora! gli gridai disperato. E ora come facciamo? Si sbloccò allora il gatto, fissò immobile il letto. Hmm, questo letto è un po' strano, disse il gatto interdetto. Sarà dura smacchiarlo. Qui mi serve un aiuto, disse il gatto vulcano, con il viso abbattuto. Come faranno? Vediamo. Per fortuna ho qualcuno che mi aiuta a richiesta, proprio dentro al cappello, proprio in cima alla testa. Per fortuna che oggi è venuto fin qua. Lui mi aiuta da matti. Ecco il gattino A. Il gattino A è il primo aiutante del gatto e anche la prima lettera dell'alfabeto. Anche il piccolo A scoprì il capo all'istante. Anche io, per fortuna, ho un esperto aiutante. Questo è il gattino B, per me quasi un fratello. Se ho bisogno d'aiuto, basta che alzi il cappello. Allora abbiamo il secondo aiutante, il gatto B, il gattino B, che è anche la seconda lettera dell'alfabeto. E il gattino B disse, serve C, io lo chiamo, questa macchia è grandissima e noi due non bastiamo, ma tranquilli vedrete che sapremo pulire tutti e tre, A, B e C, vi faremo stupire. Gridò il piccolo A, e ora, macchia, vai via. Dal lettore, vai giù con la vecchia ramazza, ti spedisco in TV. Ed il piccolo B, la TV poi pulì. La pulì con il latte, mise il rosa in padella, C, soffiò via il colore con un venti ventilatore. Allora tutto il color rosa è stato soffiato fuori dalla camera, dalla stanza. Guarda dove è volata, dissi. La neve è macchiata. Hai soffiato quel rosa fuori casa, lo ammetto. Ma hai macchiato la neve. E ora hai qualche progetto? Studieremo il problema, disse C con A e B. Troveremo un sistema. Basta un semplice aiuto, disse il piccolo C. Poi, pop, sulla testa spuntò il piccolo D. Allora abbiamo A, B, C e D, i gattini pronti ad aiutare. Poi, pop, 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 anche E, F e G, le lettere dell'alfabeto in ordine. Siamo gatti efficienti, ci daremo da fare, non saremo contenti finché il rosa scompare. Così dissero i gatti A, B, C, D, E, F e G. Tutti in fila, noi e i gatti, ci lanciamo poi fuori. Il gran gatto rideva. Ecco a voi. Miei signori, i miei gatti sono bravi, san colpire anche i fili, tiratori provetti, spariranno le macchie con i loro moschetti. Mi sembrò senza senso e rimasi a pensare, con i loro moschetti, che pensavano di fare? Voi così provocate? Nuove macchie di rosa. Non gridammo a quel gatto. Di ai gattini qualcosa. A, B, C, D, E, F, G. Chiama tutti all'appello. Presto, falli rientrare tutti dentro il cappello. Oh no! disse il gatto. Aspettate un minuto. Quei gattini sono pochi bisogno di aiuto. E fu allora che G sollevò il suo cappello. Ecco il gattino H, che dopo la G nell'alfabeto viene l'H. Ecco il gattino, ga gattino H, questo è un vero gioiello. E poi I e J. È una grande adunanza, K, L, M, N, ma non siamo abbastanza. Su, venite anche voi, O, P, Q, R, S, T, U, anche tu, V, anche tu. Tutte, quasi tutte le lettere dell'alfabeto ad aiutare a smacchiare la neve. Distruggiamo le macchie, ripuliamo la neve con bastoni e rastrelli, faccia ognun quel che deve. La raccolsero a secchi e da quel monte rosa venne fuori un pupazzo, palle e pillole ayosa. Oh, ma quante ne fecero con impegno ostinato e alla fine lì intorno... Era tutto rosato. Così disse il gran gatto. Ecco, il più adesso è fatto. Lo sapevo che a loro puoi affidare un lavoro. Con un piccolo aiuto si potrà completare. Serve ancora un gattino e so io chi chiamare. Quale gattino manca dell'alfabeto? Mm? Che lettera non abbiamo detto? Qui voi due li vedete? V, che come un atleta porta in testa W, X, Y e Z. Z è tanto piccino da sfuggire alla vista, ma non trovi una macchia che al suo attacco resista. Anche se è piccolo, piccola la lettera Z, il gattino Z. Forte. Ecco qui, questo è Z. E ora l'indovinello. Chi di voi mi sa dire che cos'ha nel cappello? Ha una cosa detta VUM, il VUM raro e speciale che nessuno, scommetto, ne ha mai visto di uguale. Poi gridò al gatto Z su il cappello. Ora devi far uscire fuori il VUM che sbianchisca le nevi. Presto, fai pulizia. Uno, due, tre, via! E quel VUM fece VUM. Sì, ragazzi, che VUM! E nessuno ora chieda che cos'è questo VUM. Non lo so. Ma vi giuro, ragazzi che la neve sbiancò. Ecco qua, rise il gatto, c'è una neve più bianca, ve l'abbiamo spalata, tutto a posto, che manca? E sapete i gattini dove sono finiti? Disse il gatto, quel vum nel cappello me li ha fatti rientrare, così d'ora in poi se per qualche occasione vi occorresse smacchiare, Sarei molto felice di potervi aiutare. Con i miei piccoli amici, vediamo insieme di nuovo tutti i gattini che hanno aiutato a spalare la neve. Cominciamo dalla prima lettera dell'alfabeto in italiano: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Z con la forza segreta. E con questo, amici miei, abbiamo finito la storia del, del ritorno del gatto. È, una, è stata una bella occasione per voi di praticare l'alfabeto in italiano. Spero che vi sia piaciuta. Grazie tante per l'attenzione. Alla prossima. Ben contenti di tornare bambini ogni tanto, ci fa bene e questo significa mantenere anche una certa giovinezza interiore. Stanotte alle ore 20: concerto, ancora una volta insieme ai nostri amici che abbiamo conosciuto in altre edizioni, anche qualche sorpresa. In, in effetti a seguire, Ariscai e Charles Vaccaro, e poi ancora Alexander D'Alesio insieme a Kevin Basinet. E a proposito di bambini, Ari Sky e Alexander D'Alessio non sono più bambini, sono dei ragazzi, ma hanno cominciato a cantare, a esibirsi da bambini e stanno continuando a realizzare il loro sogno. Allora è un piacere averli con noi.